Alessandra Ghisleri, no, è stato anche interessante perché questa dicotomia, chiamiamola, non saprei, abbiamo detto tante volte di lotta di governo che diventa persino stucchevole, ma insomma è un partito che è contemporaneamente nella stessa giornata a Palazzo Chigi a parlare con Draghi e una ventina di parlamentari in piazza a manifestare contro i provvedimenti presi da Mario Draghi. E dalla Lega al Che ne governo. dobbiamo, sì, è dalla Lega naturalmente che è al governo, che ne dobbiamo pensare? Che cosa dicono i suoi sondaggi, Alessandra Ghisleri? Ma intanto dicono che più del 60% dell'elettorato leghista è a favore del Green Pass, è a favore praticamente di tutti quelli che sono le restrizioni per poter riprendere una vita normale. Ma anche dentro la Lega ci sono rappresentanti del calibro di Fedriga, Zaia e anche insomma, il presidente della regione Piemonte, Cirio, che sono favorevoli per poter far riprendere i trasporti, per poter far riprendere la vita normale. Quindi credo che anche all'interno della Lega ci sia una semispecie, non dico di cortocircuito, ma sicuramente di intesa doppia. Da una parte abbiamo visto questa piazza che nei nostri sondaggi rappresenta quelli coloro, cioè non si sa bene se sono vaccinati o meno. Comunque quelli che non sono vaccinati sono, e che ci dichiarano che non vogliono vaccinarsi sono intorno all'8%, poco meno sono quelli che sono indecisi sul vaccinarsi, per una somma totale del 15%. Poi abbiamo un altro 10% che invece ha paura, cioè vorrebbe vaccinarsi ma dice io aspetto, tanto si vaccinano gli altri e prima o poi raggiungeremo l'immunità di gregge. Insomma, poi quelli che vanno, viaggiano un pochino a spalla. Allora, in tutto questo però è trasversale tra gli elettorati, forse l'elettorato della Lega è un po' meno rappresentato nelle categorie che hanno voglia e anche tra quelli che vogliono il Green Pass, però dobbiamo ricordarci una cosa, che nell'elettorato leghista ci sono tantissime partite IVA, tantissimi negozianti e sono loro quelli che desiderano principalmente avere un Green Pass per poter riaprire coloro che hanno i locali chiusi, ad esempio, o coloro che, e ce l'hanno dichiarato più volte, ma tutti i sondaggi, come diceva prima Peter Gomez, tutte le rilevazioni che vengono fatte anche per target o cluster, cioè per situazioni particolari, evidenziano il fatto che è l'unico mezzo che abbiamo, quindi non abbiamo alternative. Se ci fossero alternative allora si potrebbe discutere, ma siccome il mezzo è questo, le persone si affidano. Le principali paure vengono dalle discussioni legate al vaccino che ci sono state pregresse, cioè prima, e quelle che non si sanno bene degli esiti poi. Ma quello che è il, come dire, la possibilità di accedere, ce l'ha, il grande insegnamento ce l'hanno date le classi più giovani, che improvvisamente quando gli hanno detto se volete andare in discoteca, volete Certo, partecipare ai concerti, certo. dovete farlo. E Il sono Green corsi Pass. in massa, quindi vuol dire che loro hanno già compreso, come già loro parlano di sostenibilità, mentre noi quando avevamo la loro età non sapevamo neanche cosa Torniamo fosse. da Gomez e Greco, però prima...